Pele Dorruti, Gene Gnocchi, ci siamo voluti bene al tempo dell'unità. Mi Bravo. Pare che anche tu scrivessi su quelle pagine. Io scrissi su quelle pagine, poi l'unità purtroppo si elise. Ecco, io recensì un suo romanzo, Stati di famiglia, che in copertina, non vorrei dire una sciocchezza, credo avesse Tony Cragg. Però forse è un mio ricordo... No, è un tuo ricordo sbagliato. Ecco. Però, era un romanzo pubblicato da Einaudi. Sì. E adesso invece Gene ci dice il giusto puffo. Il gusto puffo. Perdona, non ho gli occhiali. No, il no, gusto, ma... gusto puffo è un segno dei tempi. Oh, bravo. Riferito all'ambito dei gelati. Sì, l'ambito è quello. E a proposito di gelati, io mi sono regalato La peste nuova di Fulvio, che leggerò in treno, perché credo che vada letto in treno questo. Aria silenzio. Io sono aria silenzio. Però dimmi del gusto puffo. Gusto puffo. Perché ogni tanto qualcuno dice da che c'era la zuppa inglese, la decadenza dell'Occidente. La decadenza dell'Occidente, al gusto puffo. No, la decadenza dell'Occidente inizia col gusto puffo, proprio. Quando il gusto puffo comincia ad apparire nelle gelaterie, lì è la fine. Ma un romanzo cos'è esattamente? Sono 26-27 racconti. Sei coraggioso. Sono molto coraggioso, sì. Perché gli editori hanno paura dei racconti. Hanno assolutamente, non li pubblicano. Io ho detto che era un romanzo per farmelo pubblicare. Certo, ma secondo te, suoi che non sappia queste cose, però se uno, la misura di uno è quella lì, è quella lì, c'è niente da fare. Mi torna sempre in mente i complimenti che ti faceva quello lì, come si chiamava? Il compianto Funari. Ah. Funari ti teneva in palmo di mano. Sì, purtroppo è morto. Un giorno siamo stati insieme, una trasmissione con Funari, e lui andava spesso al bagno. E c'era Cicciolino. Scusa Fulvio, io chiuderei qui. No, perché? Perché Funari al bagno, dai, è una roba insostenibile. Dimmi un'altra parola sul gusto puffo. Allora, il gusto puffo è un libro di racconti molto divertenti, sono racconti divertenti, e io chiederei all'unica persona che l'ha letto finora, che è Sara. Sara Manfuso. È l'unica che l'ha letto e che l'ha trovato, l'hai trovato, hai detto? Io l'ho trovato straordinario. Ho letto tutto il tempo, meraviglioso. E poi c'è anche l'esperienza di Gene nei California Dream Man, over 60, diciamolo. È un provino che ho fatto di recente, perché c'è, i California Dream Man hanno questa sezione over 60, e quindi era giusto farlo sapere. Ma tu continui a vivere a Faema? A Faema, quello che faceva le macchine, le caffè. Vivi a Faema. Vivo a Faenza. Però adesso ti sei beccato un gocciolone. E com'è la vita lì? La vita lì è meglio non, la vita qua è meglio non parlare, come diceva Flaiano nella lettera, non so se te lo ricordi, lettera dell'intellettuale. Anche la vita qui, qua è meglio non parlare. Anche qui non si scherza, caro sì. Gene. Ecco qua. Gene, taxi, per fortuna sono queste Gene. Belle ragazze. Beh, Sara non è bella. Le batto i pezzi, ma lei tutti. Niente. No, tutta per Gene. Ah, mi spiace, tutta per Gene. Ciao. Andate ciao, via. Fulvio, ciao, Sara. Un abbraccio, Tele Dorruti, Gene Gnocchi, ciao. Che va via col suo taxi. Hai visto? Che bella ragazza. Tele Dorruti.